È il 13 agosto, siamo a Monte di Procida, precisamente ad Acqua Morta, sono sulla barca di Pago Smart Francesca. Inizia il Ferragosto montese, andiamo un po' a sondare gli animi delle persone di Monte di Procida che si apprestano a vivere questa settimana. Vediamo un po'. Eccoci ad Acqua Morta, siamo alla playa con Umberto e Maria Rosaria. Allora ragazzi, inizia a sentire l'inizio della settimana di Ferragosto? Certo, perché la gente è molto di più, c'è una grande affluenza. Il caldo si fa sentire tanto. E è bene così, perché tradizione montese, il Ferragosto montese, quindi è bene che sia così. L'aria è proprio diversa, settimana di Ferragosto c'è proprio una magia nell'aria. Come la vivi tu questa settimana? Bene. Ti piace il Ferragosto? Sì. Allora, quale sera tu sai del programma di Ferragosto? Purtroppo non tanto, perché io devo lavorare, quindi non mi sono interessato tanto del programma. Però sai dei fuochi evidentemente, sapevo, quindi il 16 agosto sì, fuochi sì, ad Acqua Morta. Ad Acqua Morta, sì, venite tutti perché è bellissimo, è da tanti anni che ci sono i fuochi artificiali, quindi accorrete tutti. Allora, volete approfittare delle telecamere di montedivrocida.com per salutare qualcuno? Tu hai vissuto per un bel periodo all'estero. In Inghilterra, sì, saluto tutti i miei amici che sono in Inghilterra e tutti quelli che sono all'estero, comunque tutti quanti. Cosa gli diciamo? Venite a trovarci a Monte di Procida perché l'estate montese è bellissima. Perfetto, grazie, buon lavoro! Tra gli ospiti qua ad Acqua Morta abbiamo trovato Lino. Allora Lino, Ferragosto montese, significato di questa festa per Monte di Procida? Ah, il significato di questa festa è un po' un momento di aggregazione familiare, un modo di stare insieme con allegria, legati alle tradizioni a cui teniamo molto, tra l'altro. È una festa patronale, molto sentita, e peccato che qualche amico non c'è, perché sarebbe stato ancora meglio. E lo salutiamo. Lo salutiamo caramente. Allora, quello che aspetti di più di questa festa? Stasera iniziano i festeggiamenti in piazza, conosci un po' il programma? Sì, conosco superficialmente, ma aspetto di più i fuochi. Fuochi del 16, ricordiamolo. I fuochi del 16 qui all'Acqua Morta, poi ci sono dei comici interessanti, insomma sarà una bella festa come sempre. Perfetto, grazie, buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, ciao. Buongiorno signore belle. Allora siamo qui con le telecamere di montedivrocida.com con la signora Maria e la signora Elvira. Allora signora, inizia la settimana del Ferragosto montese. Cosa si prepara di buono a Ferragosto a Monte di Procida? Cosa si mangia? Si mangia la minestra, tutta più. La minestra? La minestra maritata. La minestra maritata, una specialità nostra. E come si prepara questa minestra? Un po' complicata e lungo, eh? E si mettono tutte le verdure mischiate. Che verdure? Nominiamole. Verza, scarole, broccoli, che lato come si chiama? Un po' di verdura mista. Poi che si fa? Si mette a cuocere tutto insieme? Sì. E poi si fa il brodo. Con di carne. E pure carne di maiale, pancetta. E poi dopo si ammarita la minestra. Poi si mette assai parmigiano. Si mette un po' di parmigiano, parecchio. E questo è il piatto tipico di che giorno? Il 16. Il 16. E invece il 15 cosa si prepara? Un po' di tutto. O pasta a forno, melanzane. Melanzane come? Parmigiana. Mamma mia, tutte cose leggere leggere. Allora, una volta a Monte di Procida c'era la tradizione che qualcuno restava a casa, non si faceva la processione per preparare da mangiare. Ultimamente invece si va sempre di più fuori a mangiare. Sì. Siamo diventati più comodi. Più comodi, sì, sì. No. Le signore di oggi non sono le signore di una volta, eh? Sì, sì, proprio così. Allora, lei cosa aspetta da questa festa? Qual è la cosa che gli piace di più della festa di Ferragosto? E la processione, la festa della Madonna, questa è più importante. Poi la sera c'è qualcosa di speciale, che c'è un'aria magica a Monte di Procida. Come? È bello sempre, no? Le luci. Le luci, queste cose qua, poi c'è qualche comico, allora ci fa ridere queste cose qua. E signora, volete salutare qualcuno che ci vede in tutto il mondo? Chi volete salutare? Tutti i miei nipoti che stanno in America. Facciamo qualche nome, non so tantissimi. C'è Antonia, Pasquale, Triscia, Vincenza. Ricordi qualcuno? Qualcuno? Ci stiamo dimenticando qualcuno? Pasquale! Allora salutiamo tutti i nipoti tutti della signora nipoti, in America, sì. In America solo stanno. E tutti i cugini, qualche parente. E mandiamo un bacio. Un bacio a tutti e saluti a tutti. E mandiamo il suo bacio.
ma no, con tanto affetto, guarda. E signora Maria, lei chi vuole salutare? Mia nipote Elvira Savona. E salutiamola con un bacio. Grazie, buona giornata. Un attimo, signora, un attimo. I miei parenti a Savona, se no mi ha fatto ricordare. Se no, diciamo, in America ci abbiamo i parenti. Ma in America... No. Per quello se l'hanno sentito più di qualche volta. E invece allora, salutiamo anche... Tanti baci e saluti a quelli di Savona. E noi vogliamo salutare tutti i montesi a Savona. Ah. Ancora sulla spiaggia di Acquamorta, siamo qui con... Maria. Allora, Maria, settimana di Ferragosto, ai fornelli che si prepara? Un po' di tutto. Chi ha fantasia può preparare di tutto, sia di mare che di terra. Mare e terra, dacci qualche idea. Mare e terra, sia con i crostacei, con i frutti di mare, altrimenti di terra puoi preparare sia con le melanzane, con i pomodori, con i zucchini. Qual è il piatto che ti ricorda più il Ferragosto? Io la parmigiana di melanzane. Vogliamo dire qualche trucchetto? Ci sono diversi modi per farla, tu come la fai? Noi la facciamo con la salsa e le melanzane, invece sono parecchi che la fanno pure in bianco, solo con le melanzane. Qualcuno non passa le melanzane nell'uovo, ma la vera parmigiana com'è? No, con l'uovo. Tutto deve essere fritta la melanzana, fritto all'uovo e poi messa nel forno con ripiena, con formaggio, prosciutto, salame, queste cose qua. Poi la sera nel panino magari. Brava. La dieta la iniziamo a settembre. Infatti, è meglio. Grazie, buon bagno, ciao. Grazie, per a te. Ancora ad Acquamorta siamo qui con... Kristen. E Maria, buongiorno. Buongiorno. Allora, Kristen, mi hanno detto che tu sei americana, ma abbiamo parlato un po', io non ci credo. Da quanto tempo frequenti Monte di Procida? Per 3 settimane. Adesso sei qui da 3 settimane, però tu parli bene il montese, l'italiano, perché? Perché ho un marito montese, impossibile non imparare un po' di italiano. Ma tu non sei americana, io non ci credo. Allora, sei qui da 3 settimane, cosa hai fatto in queste settimane? Niente, andiamo al mare, lo scivolo mi piace molto. Lo scivolo d'Acquamorta, è un classico. Allora, il Ferragosto montese non è il tuo primo Ferragosto a Monte di Procida? No, è quasi quinto, sei volte siamo qui. E allora cosa ti aspetta queste sere? Cosa ti piace di più? Sono le luci, le bancarelle? Le luci e le bancarelle e i bambini, le bancarelle, i giocattoli. E le giostre. Allora Maria vuole dire qualcosa, cosa ci vuoi dire? Ciao ciao! Mandi bacetta mamma! Sembra un gelato, secondo me sembra un gelato. Allora, chi vuoi salutare? Ci seguono in tutto il mondo, tu chi vuoi salutare? Ciao everyone in America, we miss you, we'll see you soon. E grazie a tutti i montesi, sì. E tu Maria, ci vuoi mandare un bacio per chiusura? Ha fatto la lingua a Paco, va bene, chiudiamo così. Grazie, buon bagno, ciao. Grazie, ciao ciao. L'abbiamo vista in questi giorni negli album di Paco Smart su Facebook, ormai in tutte le foto. Vogliamo sapere chi è il signor Antonio taggato in tutte le foto di Paco Smart. Buongiorno signor Antonio. Buongiorno, essere sono un amico di Paco e mi chiamo Antonio, ma tutti mi conoscono come Amilazzese. Amilazzese, noi Amilazzese. Ecco, l'abbiamo visto in qualche collegamento Skype con Paco sì, Smart. Sì, un paio di volte ci siamo parlati via Skype. Allora... Ma Monte di Procida, il Ferragosto non è solo la settimana di ferie, è qualcosa di magico. Sì, ma oltre alle ferie, come ha detto lei, è una cosa di magico. E poi è bello venire qui a vedere tutti gli amici che da molti anni che non si vede, quindi è straordinario, molto straordinario. Allora, noi ci diamo del tu perché ormai siamo in famiglia. Allora, tu sei uno di quegli uomini montesi che ha mantenuto alta la bandiera del montese in America, ha montesizzato un'americana che tua moglie non sembra mai americana. E questo è un grande merito, eh? No, anche lei, merito tutto di lei che ha avuto la pazienza di diventare un po' montese come me. Perché comunque anche i bambini sto cercando di farli imparare più la nostra tradizione. E questa è una cosa importantissima e noi facciamo un saluto a tutti quelli che portano alta la bandiera del montese, sempre. Perché il montese c'ha il suo fascino, diciamo. Sempre. Noi montesi siamo pieni di vita, va. E cosa ci auguriamo per questo Ferragosto? Un buon Ferragosto a tutti i montesi, sia qui in Italia che lì in America. Un bacio? Un bacio a tutti, proprio a tutti.
Grazie signor Antonio, mi sa che ti vedremo spesso in queste sere. Qua, non mi muovo da qui. Ciao. Buon bagno, ciao. Grazie, grazie. Ciao Paco, sei grande.